Senti, com'è la frase che hai detto al manager di Lorenzo? Cos'è? Sentiamo. Un po' di anni fa questa persona, un discografico simpatico, chiede a Dando Rock che da sempre insomma, le prime vittime di Dando Rock sono stati i discografici. Beh, posso dirti una cosa? Io ho una foto del 1989 dove consegno il primo disco d'oro a Lorenzo come discografico. Ho questa foto, Lorenzo era ragazzino, io ho questa foto e con la testa un po' chinata così, come per dire, era il disco d'oro di E qui la festa. Fa fatica te, amico, sì. Amico di Joe Strummer. Ma stavi dicendo, insomma, questa persona chiede ad Aldo, come abbiamo fatto tutti quanti prima o poi nella vita, mi dai una mano, mi aiuti, vorrei prendere una bicicletta. E Aldo gli ha risposto: uomo, la bicicletta prima deve essere dentro di te. È una bella immagine, capito? Quando è senza sellino è dentro di te. Beh, sdraiato, sai, come per appoggiarsi, no? Buongiorno, io. Bentornato a Radio DJ. Io oggi, intanto ho messo questa data. Sì, senti, vedi? Tu, ok. Conosci questa maglietta? Beh, nostra. È nostra, no? Vedi? Ecco, io ho aspettato quasi 30 anni per una giornata come questa. Cioè, è 30 anni che io aspettavo un giorno per uscire di casa e dire: no, qui non siamo in Occhi Bianchi su Pianeta Terra. Che era il primo film di Sono Leggenda, non c'è neanche una catastrofe, cioè non è che la borsa è crollata. Ti riferisci al fatto che non ci sia traffico praticamente? Ho aperto la finestra e ho detto: incredibile, sento il fumo della sigaretta di quello che sta attraversando sulle strisce pedonali sotto casa mia. Non sento nessuno, sento il suono delle campane. Per chi suona la campana? Suona per quelli che vogliono camminare, uomo. E oggi camminerai sulla nostra terra dolce e benedetta. Grazie, 30 anni. Prego, ciao, arrivederci a domani. No. Solo, cioè, è una bellissima cosa quella, sì. la giornata a piedi, sì, anche perché credo che il merito di quest'aria pulita non sia tanto del decreto, sì, ma più del ponte, nel senso che tanta gente morta è andata, c'è poca gente a casa, che gli uffici sono chiusi, le scuole sono chiuse. In ogni caso oggi si sta bene, cioè oggi, sì, oggi però veramente... ho sentito tantissima gente, tanta gente, sì, incazzata, perché non può prendere la macchina, ma certo, ma inferociti. Io quando sono entrato ho visto Lorenzo e ho detto: Lorenzo, Cherubini, il paradiso, cioè tutti pensano che il paradiso sia una cosa perfetta, che si ruoti intorno a un meccanismo perfetto, che si vada anche in senso orario. No, uomo, il vero paradiso sono gli scorpioni, le tarantole, le mosche, i territori selvaggi dove puoi rischiare la vita e la morte. È questa, il vero paradiso è questa, la vita mente, è questa. Uomo, quando il cittadino va a fare il picnic, cioè noi praticamente, una volta ogni tanto ti capita che dici: vado a fare un picnic, vai su un prato pieno d'erba e stendi una tovaglia e mangi qualcosa con la tua famiglia. Dopo 5 minuti cominci a diventare insofferente perché l'erba un pochino punge. Sotto l'erba c'è un po' di umidità. Poi ci sono le formiche, poi arrivano le zanzare. Questo per dire che la natura non è un foglio di carta. Lo so, la natura non è... La natura, cioè trattare bene la natura non vuol dire fare i campi da golf, capisci? Cioè trattare bene la natura vuol dire rispettare l'essere umano sacro. Una città è sacra e buona quando ci può vivere un bambino. Tu immagina, sai, per dire che un fiume è pulito, sai cosa devi fare? Devi guardare se c'è una trota. E così le città. Se tu vedi tanti bambini nelle città, vuol dire che è una città sana, sacra. Perché anche una pista pista ciclabile è buona se ci può andare un bambino di 8 anni, capito? Allora è buona, allora è valida. E quindi io oggi ringrazio quello che ci ha dato questa possibilità di rendere gli uomini oggi tutti uguali. Oggi ricco, laureato, Nicola Savini,
siamo tutti uguali. Cioè, mi sembra di essere veramente nel West. E tu direi, perché nel West? Perché? Perché nel West, sai cosa dicevano? Dio ha fatto gli uomini grandi e piccoli, ma Samuel Colt li ha resi tutti uguali con la pistola. Che è cantata da un gruppo che si chiama gli Steel Corners e si intitola The White Season, cioè la stagione bianca, nel senso che questo è il weekend, questo ponte in particolare, in cui al nord, insomma, nei posti dove si può andare a sciare, solitamente comincia la stagione bianca, no? Perché dovrebbe essere arrivata la neve, la gente fa il ponte per andare in montagna. E invece? Invece non è arrivata la neve, ma è arrivata la bella stagione. Quindi quelli che non sono andati in montagna, o quelli che pure sono andati in montagna ma non hanno trovato la neve, con queste bellissime giornate possono fare tante altre cose. Beh, intanto questo non dico che è un miracolo, non dico che è un miracolo, perché comunque sembra che stiamo andando incontro all'emisfero australe. Cioè, cosa è successo? È successo che probabilmente l'asse terrestre si è un po' spostato, sicuramente ha influito su questo cambiamento di clima. Pensate che lo vedremo nel lungo periodo, magari è soltanto la contingenza. Lo scorso anno non era così. Allora io ti dico una cosa. Nel 2004, guarda il catastrofista, guarda la faccia. Io ti dico una cosa. Nel 2004 il Pentagono e non sto parlando degli ultimi dei Pirla, no, il Pentagono. Cioè, attenzione, ma no. Ci colleghiamo, è 10 settembre 2001. Cioè, non sto parlando dell'ente supremo per la tutela dell'ambiente. Ah, okay. Cioè, mandarono un dossier a Bush dicendo: guardi, signor Presidente, che la cosa più pericolosa in cui lei si potrebbe trovare non sono tanto gli atti terroristici, le guerre, ma lo sconvolgimento climatico. Cioè, lo sconvolgimento climatico porterà dei cambiamenti alla politica, all'economia, alla società. E lui ha risposto: ci si possono guadagnare dei soldi? Ma quasi quasi. Per dirti, non è una cosa da sottovalutare. Allora, noi cosa dobbiamo fare però? Dobbiamo adattarci. Io veramente ho girato tutte le parti del mondo in bicicletta, da Manila a Singapore, nell'emisfero australe, boreale, dappertutto. E comunque, con la bicicletta mi sono reso conto che tu entri subito in sintonia con l'ambiente, cioè puoi capire esattamente, e ti puoi anche preparare a questi cambiamenti climatici, nel senso che tu ti adatti subito, sei pronto, perché sei con la bicicletta, vedi un sacco di cose che in macchina non puoi vedere, entri veramente nel cuore delle persone. Certo. E quindi questo può aiutare. Quindi, come dicevo a Linus, la prima cosa che dovete fare andate davanti a uno specchio, spogliatevi completamente e guardatevi. E guardatevi come questa società vi ha trasformato. Guardatevi. Sei fin troppo gentile. Cioè, prima mi hai detto guardate come vi siete ridotti. No, come vi ha trasformato. Come vi ha trasformato. Ok. Ecco, quindi voi avete la possibilità di cambiare, di modificare la vostra vita. Cioè, una bella giornata, via. Uscite, camminate, pedalate, nuotate. Guardate quest'uomo, guardate, da larva umana è diventato un decatleta. È sempre pronto a ritornare larva umana. No, sono ancora tutto. Ma lui un giorno si è guardato allo specchio, capito? Io ho finito una maratona e ho detto: il soffitto di questa stanza è diventa pavimento. Però oggi agli occhi di Cofferati. Oggi sono tornati di Cofferati. Sì, è la bicicletta di ieri. Il cinese è tornato tra noi. Perché il cinese? Perché quando si fa il mazzo tanto come noi ieri sera, ma è vero. Ci siamo spaccati in due, uomo. Ma è vero. 70 chilometri, 70. È vero. Io ne ho fatti 70 per la mia testa di cacchio. Tu che c'eri ieri? 68. Sì. Ok. Abbiamo allungato, l'ho detto. Ok, 68 chilometri. Tu ne hai fatti 62, non fare il pirla. Quanto manca? 60 chilometri. Sono morto. 60 chilometri, alla fine cosa sono? Ore di bicicletta. Ho capito. Cosa sono 3 ore di bicicletta? Cosa sono? Poi, un culo così. Ti devi riposare, devi far riposare il tuo corpo, riposa la tua mente, rilassati, uomo. E cammina, domani cammina, sulla nostra terra dolce e benedetta. Cammino anche oggi, non posso prendere la macchina. Senti questa musica, a un certo punto, cammina.
cambia. Cambia. Cambia il ritmo. Cambia la rotta a metà canzone. Mi fido. Più bello, così, bello, più sporco e selvaggio. Anzi, l'hanno anche addolcito. Ho ma la loro bella intervista con i tre Black Keys in cui raccontano di aver fatto questo disco dopo aver fatto un sacco di chilometri in macchina e di aver scoperto i Clash, che è una cosa che mi ha fatto anche un po' tenerezza, no? Però d'altronde è una questione anche generazionale, avendo loro 25 anni, quello che può essere, evidentemente li hanno scoperti soltanto ora. In alcune canzoni si sente anche parecchio, questa era un po' più Zeppelin, come si diceva una volta. Era Little Black Submarines, piccoli sottomarini neri. Cosa posso dire? Sempre ritornando nel nostro argomento del fisico, che comunque è importante. Durante perché la canzone io e Nicola ci siamo spogliati, ci siamo guardati allo specchio. Beh, sei ci cambiato. Ci volevamo sputare in un ecchio. No, sei, voglio dire, siamo cambiati. Cioè, tu pensa com'eri 20 anni fa, no? Io purtroppo è il contrario. Io 20 anni fa ero meglio. No, lo so, però voglio dire, adesso tu hai la mente che può sostenere. Ed è fondamentale. Molte persone sono veramente nel tritacà, non si rendono conto. Cioè, quelli che oggi si lamentano, no? Sono anche quelli che si lamentavano probabilmente quando noi correvamo la maratona e suonavano il clacson, ma non si rendono conto che passato questo momento di così perdizione, non saper cosa fare, poi a un certo punto è la natura che ti dà le risposte. Cioè, se tu la sai leggere, la sai interpretare, ti aiuta, perché comunque io la gente che ho visto in giro l'ho vista abbastanza rilassata, non è che l'ho vista, e poi voglio dire, poi è un giorno all'anno, è proprio un segnale. E secondo me, se uno riesce a fare questo piccolo cambiamento, sicuramente avrà poi un grande risultato in futuro. Io spero questo. Ti stai allenando, uomo? Mi sto allenando, dai. Mi sto allenando anche io perché voglio sapere quello che stai facendo tu in questo periodo. Allora, io sto pedalando veramente poco, sto correndo, veramente poco. E stai nuotando? Niente. Però ho scoperto una cosa. Ho scoperto una cosa. Mentre stavo montando il filmato del mezzo Ironman di Pescara, sì, mi sono reso conto di una cosa. Cioè, guardando i grandi campioni che pedalano, guardando i grandi atleti, guardando anche le persone semplici, cioè guardando te mentre corri, ad esempio, che sono passato sulle orecchie 4-5 volte, ho quasi il senso di colpa per come ti ho irriso ogni volta che passavo gli dicevo: allora il Cuba Libre non fa così male. Impari, nel senso che guardando gli altri sicuramente impari, quindi guardando il gesto atletico ti può aiutare. Cioè, io mi rendo conto come determinata comunicazione può influire sulla psicologia sociale. Cioè, se tu veramente vedi una persona che pedala bene, corre bene, ha un bel gesto atletico e molto armonico, tu puoi attingere, puoi rubare un po' di quel gesto, di quella forza, di quello spirito. Cioè, puoi attingere. E quindi io sto facendo questo. Stai rubando? Sto cercando di prendere dagli altri il meglio che c'è dentro di loro. Chiudiamo con un saluto a Marco da Modena, in quanto rappresentante di una categoria molto nutrita. Ciao Aldo, ti ringrazio perché con le tue parole mi hai dato la forza di iscrivermi alla mia prima maratona a Reggio Emilia domenica prossima, dopodomani. Mi hai trasmesso l'amore e la pazzia di fare fatica e godere di questo. In bocca al lupo a tutti quelli che domenica prossima correranno questa gara, che saranno premiati anche da un tempo imprevisto, perché a dicembre di solito non fa così caldo. Ma non vi preoccupate del tempo. 10 anche secondi, perché 9, il clima 8, è quello che 7, ti aspetti. 6, il tempo 5, è quello che ti becchi. 4.